Elfi, orchi, umani, nani, benvenuti alla fine di questo viaggio lunghissimissimissimissimo, settima parte del Silmarillion. Così potrò dire in giro d'aver fatto un riassunto memino più digeribile del Silmarillion. Completo. E namo, me don tono. L'ho fatto per me, tu che vuoi? Pussoi. No, rimani, scusa. E grazie per la pazienza di tutti questi mesi. Magari aspettavate altre cose. Però adesso si parla della seconda e terza era. Preparatevi a scoprire come hanno devastato gli scritti di Tolkien negli Anelli del Potere. Però, anch'io ho fatto un video per Amazon. E se ne parlo male, magari non mi chiamano più. Forse ho sbagliato a giudicare male la prima stagione. In fondo è carina. In fondo fa cagare. Offensiva. Ma non solo verso Tolkien, verso le sceneggiature scritte bene, verso l'intelligenza delle persone. Il canon è l'ultimo dei problemi. Come si fa a difendere sto cesso? Addio Amazon. E sti cazzi. Qualcosetta io ho presa. Tutti in tasse, tutti in tasse sono andati. Cazzo! Però, e so serio, non è per Amazon, fa culo Amazon. Se a qualcuno è piaciuta, so contento. Non so come cazzo fai, ma so contento. Vabbè, adesso la seconda era ve la dice il vostro cesiro di fiducia. Comandata veramente. Dopo la fine della guerra dell'Ira e 41 bis tris quaterna cinquina a Morgoth, che coincide con la fine della prima era. Comodo. La seconda era è narrata nella Callabeth. Te giuro, non è una Callabeth. Madò. Qui ci metterò pure qualche pezzettino dell'appendici del Signore degli Anelli, perché già che ce so, ma poco, eh. Inizia con un recapino degli umani, che fa sempre piacere. Quando cicciarono fuori, Morgoth cercò subito di irretirli, e con tanti ce la fece. Ma altri, come sappiamo, andarono ad ovest, dove si diceva vi era una luce che Morgoth non poteva oscurare. E questi sono gli Edain. E Dain. Dopo la caduta di Morgoth, gli uomini cattivi, gli Easterling, tornarono ad est. Anche perché Er Beleriand non c'era più. E questi diventarono i re degli uomini rimasti ad est. Ma come i cattivi? E gli Edain? Mo te lo dico. Però ho capito, poverini questi uomini che erano rimasti a est. Mancavano mai visto il Beleriand, la luce dei Valar. Non sapevano niente di quello che ho raccontato fino a mo. E qui ci sono ancora tutte le schifezzine che Morgoth aveva creato. Adesso la narrazione si sposta qua, perché del Beleriand è rimasta solo la parte più a est, l'Ossirion, ora chiamata Lindon, diventata terra di Gil-galad. Gli unici a ricordare di sta terra tanto bella e con così tante storie, e nessuno più le conosce. Ma perché non sono diventati il re gli Edain che hanno dato una mano ai Valar? Perché loro vennero ricompensati con sapienza, potere e vita maggiore di ogni altra stirpe umana. In più gli fu creata una terra promessa, dove soggiornare, dove crescere il nostro odio verso gli dèi. E visto che era sprofondato quasi tutto, chi la tira su? Sempre Osse. Ma tu ricordi Osse? Ah, Yavanna l'arricchì con fiori e fratti. Erba viva. Aule l'approvò. C'è miser bollo, che vuol dire? Aule lo stataule. Questa terra fu chiamata Andor, la terra del dono. Anna, dono, dor, terra. Ormai sapete ste cose. Potete tradurre da soli. Con la stella di Erendil che guidava verso di essa, e gli Edain partirono verso questa luminosa rotta. Rotinzil, Rotinzil. Gli umani chiamarono la barca di Erendil Vingilot. Sempre perché bisogna chiamare le cose con la propria lingua, per un pei coglioni. Abbandonando tutti gli altri umani. E te stupisci che riciccia fuori il male? Arrivati ad Andor, lasciamo sto nome? Ma te pare. Elenna la chiamarono, che vuol dire verso la stella. Ma anche Anadune, o Vesturia, e Numenor, in alto Eldarin. Basta! Questi sono gli esorti dei Dunedain. Dun Ovest e Dain Omini, i Numenoreani, i re tra gli uomini.
con la vita più lunga. Sì, ma non è un po' una bestemmia Eru Ilúvatar? Vi ha regalato la morte, così ritardate a scartare, schiattare. Loro erano più alti e belli degli uomini normali. E il loro primo re fu Erros. Bravi che siete attenti. Su st'isoletta costruirono tante belle cose, come Armenelos, la capitale. E siccome Erros era un mezzelfo, benché avesse scelto di stare con gli umani, campò più a lungo di tutti i numenoreani. 500 anni, di cui 410 sul trono. Viva la democrazia! E per 500 anni non avete fatto una mazza per i vostri fratelli soggiogati dai servi de Morgoth? No, perché siamo uomini di pace. E gli piaceva navigare. Ma non venite verso Valinor! Perché? Abbiamo fatto pace, storia vecchia, la prima era. Perché se no ve invaghite dell'immortalità e non si può fa. Ma loro guardavano ad ovest, vedendo a occhio nudo, visto che avevano una vista acutissima all'epoca, mai esisti di ottici a Numenor, vedevano una città biancheggiante. Che bella, ci voglio andare. Sì, ma quella non è Valinor, è Avallone, il porto di Toleressea, l'isola dei Teleri. Dietro c'è Valinor. E ogni tanto, da Toleressea, i Teleri andavano a fargli visita, portandogli pure un ramo di Celeborn, l'albero con l'albero genealogico, germoglio del Galatilion, il bonsai del Ferion, roba dell'inizissimo questa. Metti il bonsai, sì, l'ho messo. Che chiamarono Nimloth, come la moglie di Dior. Vabbè, se non potevamo andare a ovest, andiamo ad est, finalmente a trovare i loro fratelli, ormai però chini nell'ombra, impauriti, abbozzavano al massimo, esportandogli la democrazia, la monarchia. Li civilizzarono, gli insegnarono a coltivar grano, a tagliare la legna e scolpì la pietra. Popole basi, umanità 101. E poi se ne riannavano, perché il loro cuore li spingeva ad ovest. No! Invece spingeva sempre di più, 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 sempre di più. Finché non cominciarono a rosicà per la mortalità. E più diventavano ricchi e prosperi, più erano inquieti. Un'ombra scese su di loro. I fruttini dell'edera de Morgoth, i fruttoli delle frottole che ha messo in giro nei secoli. Vogliamo andare a Valinor. Perché dobbiamo lasciare tutte ste belle cose che abbiamo fatto? Persino i Noldor che si sono ribellati non crepano. E noi sì? No, andate a est. So finiti, Maria Est. E poi che cazzo, pure voi c'è data in isola dove potremo vedere le terre immortali sempre. E non ci potremo andare. Occhio non vede, cuore non muore. Patteggiamo. Se non potremo venire a Valinor, fateci andare almeno dai nostri amici elfi a Toleressea. Fa sempre parte di Aman, come la Sardegna. È così il destino del mondo. Se è il destino del mondo, dice che ce vuoi, fa più bella figura. Non ve ce voglio. Ma sei maleducato, ce lo dici così, ma non ce lo dico. Ma ti è tolo per te, fa più bella figura. Ma pure se venite qua, morite uguale! Non è la terra che rende immortali. Siamo noi immortali che la abitiamo a renderla così. E appena vi avvicinate, scampate come falene con troppa luce. I Noldor so elfi e non crepano perché sono legati a questo mondo. È dalla parte uno che lo dico. La sua vita è la loro. Voi invece, che culo, morite! Siete slegati da esso! Sono loro che dovrebbero invidia a voi! Allora famo cambio tonico con Ilúvatar! Se avete la strizzettina, è perché Morgoth v'ha fatto credere che è una cosa brutta. Quindi io vi esorto, non cadete nella tenebra! Credete in Ilúvatar! Meno male che Eruce! Ciao! L'avremo convinti? Sfortuna volle che i messaggeri si presentarono al tredicesimo re che dovrebbe portare fortuna. Ma solo in Italia, infatti. All'estero no. Tar Atanamir, preceduto da Tar Kiriatan, suo padre. E Castaccarragno, lo zio. No, questo non c'è. Uomini avidi che stavano a cominciare a vessare un po' troppo la gente da Terra de Mezzo. Ormai Numenor stava in piedi da 2000 anni.
Ah, così mo dici. 400 pagine per 500 anni prima. Mo 10 pagine, 2000 anni. Ok. E Tar Atanamir si attaccò popoli carcagni della vita perché non voleva morire. E qui un po' di gente cominciò ad andare contro st'attaccamento alla vita materiale a tutti i costi. Il popolo si scisse. Bipartito tra gli uomini del re che dicevano che volevano campare, fanculo gli Eldar, e gli amici degli elfi, gli Elendili, che dicevano no, sono tanto carini. Diventa una storia dei numenoreani buoni e numenoreani cattivi e umani della terra di mezzo. Un po' buoni e un po' cattivi. E tanto più la beatitudine dell'Ovesturia diminuiva, tanto più la sua potenza cresceva. Sempre il dualismo tra creazione e potere. Cercavano modi per ritardare la morte, scoprendo l'imbalsamazione. Preservare la carne dei morti. Cheat. Numero egiziano. E Numenor si riempì di grandi cimiteri e se buttavano sempre di più nei piaceri terreni, dimenticandosi di Eru e del suo santuario sulle cime del Meneltarma, la montagna più alta di Numenor. Cominciarono a stanziare sempre di più nella terra di mezzo, spingendosi a sud, costruendo porti e torri, mentre gli amici degli elfi andavano a trovare Gil-galad. Amellon mio, che dici? Insomma, stanno un po' rosicando sull'isola. In tutto questo, il delfino di Morgoth, Sauron, comincia a muoversi da solista in tour per la Terra di Mezzo, costruendo Barad-dûr. Oh, mo iniziano tutti i nomi che sapete, eh? Il suo scopo è diventare il re dei re, un dio agli occhi degli uomini. Vabbè, come Morgoth. E odiava i Numenoreani. E piano piano andava sempre peggio tra i Numenoreani. Sempre più divisi. Si allontanavano sempre di più dagli dei e dagli elfi. E il 20° sovrano, Adunacor, ormai c'è proprio, si fece chiamare Signore dell'Occidente. Come i Valar? Te regoli. Abbandonò le lingue elfiche. E poi il 23° sovrano, Re Ar-Ghimilzon, diventato romano, coatto, Er-Ghimirzon, Er-Patata, no, Ar, che vuol dire re, le proibì proprio le lingue elfiche e odiava gli amici degli elfi. Puniva chi li salutava, come i signori di Andunie, Nagasata, discendente da Erros, da parte di Silmarien, un gioiellino di donna. Figlia di Tar Elendil, quarto re di Numenor. Ta famiglia diventò consigliere del re, ma erano amici degli elfi e fedeli pure loro, ancora a quei pochi ormai che venivano da Tol Eressëa, le spie dei Valar. L'albero bianco fu dimenticato e iniziò a deperire. Quindi, visto che non so più i benvenuti, sti fedeli agli elfi pensano bene de tasse verso la terra di mezzo. Anche se gli Anduin ancora cercavano di consigliare bene il re, una volta che i consiglieri sono bravi, mentre i Valar si incazzavano sempre di più per sti sputi continui. E Insilbeth, figlia di Lindorie, sorella di Erendur, il signore de Andunie. Vabbè, sono sempre sti fedeli, lasciali bene, sempre sti fedeli. Consigliere di Ar-Sakaltior, padre di Ar-Ghimilzor, Tolkien! Vabbè, Ar-Ghimilzor sposa Insilbeth a malincuore, un po' di tutte e due. Eppure i figli che fecero se stavano sul cazzo tra di loro, perché uno, Insiladun, il maggiore, somigliava alla madre, e il minore, Gimilcad, somigliava al padre. Pure il fatto che uno si chiama quasi uguale alla madre e l'altro quasi uguale al padre non aiuta. Infatti il padre avrebbe preferito che salisse il minore al potere, ma il maggiore è quell'altro. E lui riprese la lingua degli elfi e si diede un nome secondo quella lingua, Tal Palantir, lui che parlava come un profeta, vedeva lontano, il Signor Palantir, e riprese a curare l'albero bianco e andare a rendere grazie a Eru sul Meneltarma. Eru Pronobis, ma ormai troppo tardi. Ho capito, ci sto a provare. Ma tuo fratello ancora fa lo zuzzurellone. E sto Gimilcad morì alla precocissima età di 200 anni. Un pischello. Chi è il figlio? Farazon.
E lui estendeva i domini numenoreani sulla terra di mezzo. Palantir intanto amore pure lui, e lo scettro andò a sua figlia Miriel, che Pharazôn si sposa contro la sua volontà. Spoiler, anelli del potere. Ma siamo cugini carnali! L'Elfi non guardano ste sciocchezzine, perché dovremmo farlo noi? Perché c'è tutta una scienza che lo studia il perché. Diventa re e prende il nome di Ar-Pharazôn. Sono anche un po' pirati. Ar. Tar-Kalion in elfico. E cambia il nome pure alla moglie, in Ar-Zimrafel. E lui, regà, era proprio il più sborone di tutti. Si faceva chiamare Ar-Pharazôn il Dorato. Trattava sempre peggio gli uomini della Terra de Mezzo. Ma c'è da dire però che ha fatto delle cose buone. No, andando contro Sauron, che s'era dichiarato re degli uomini. Quello so io! E con tutto l'esercitone, per 7 giorni, prosegue per le terre. E Sauron s'arrende in mezza pagina. Ma non si riesce a vedere uno scontro finale col boss finale. Si prostra a lui, chissà perché. Infatti Ar-Pharazôn non si fidava mica e se lo porta a Numenor. Ma no, proprio l'ultima cosa che volevo. E Sauron vede lo splendore della città di Armenelos. Che te ne pare? Carina, sì. Rosico, invidia. E qui Sauron si rivelò un consigliere bravo per il re. Tutti si asservirono a lui, ingannati dalle sue parole mielate. Tutti, tranne uno. Indovina chi? Il signore degli Andunie, Amandil. Consigliere del re, soppiantato da Sauron ormai. Amandil e il figlio Elendil. E i figli di Elendil, Isildur e Anarion. Dò sta Anarion Nase? Dò sta? Chissà. Tutti del lignaggio di Erros. Tra l'altro, lo sapevate? Il soprannome di Elendil? Elendil il Bello, come Bill il Bello, e Dior il Bello. Quindi non è bello ciò che è Bill o Dior, ma è bello ciò che è Elendil. Ma pure Nimloth era il Bello. Comunque Bill il Pony è il più bello. E basta. E Sauron parlava di terre ancora da esplorare, a est. Ma so finite. Ah, mannaggia. Allora, d'ovest? Ma ci sono i Valar. Per cortesia, siamo nella seconda era inoltratissima e ancora stai a credere ai Valar. Devi essere Valateo. Eresia! Attacco alla magistratura degli dèi! E poi, anche se so finire le terre, oltre c'è altro. Che altro? L'antica tenebra. Chi la possiede può creare altri mondi. No, Dune Dime Sky! Quello sì che è vero! Noi Valar e dell'antica tenebra esiste veramente un signore padrone di tutte cose, mi prostro! E chi è? Non chi v'hanno detto i Valar ingannatori, se esistono, cioè Eru, Ilúvatar! Ma in realtà io ti dico che è Melkor! Proselitismo tra i numenoreani, che cominciarono a pregare Morgoth, il culto del signore del vuoto, della necromanzia, bannatissimi da Twitch, della dicoloremanzia, melcoristi satanisti. Perché Sauron ci avrà i suoi difetti, ma è fedele all'antico padrone. Non è uno di quelli che tradisce il capo, lo vuole soppiantare, meglio io, mi più tutto io. No, no, gli vuole proprio beh. I fedeli agli elfi rimasti, a sto punto, erano ormai considerati ribelli. E Sauron continua a consigliare. Dice ad Ar-Pharazôn di liberasse dell'albero bianco Nimloth il bello. Ma bello cosa? Una statua di Melkor? Quella sì che ci starebbe bene. E Ar-Pharazôn c'è da dire che regge. Ma fa colore! Ma che colore, è bianco! E sparsasi la voce di questo sopruso ecologico, Isildur 4-4 entra dal Melenos e colse un frutto da quell'albero. Da Telferion era stato colto un fiore, però stiamo là. Appena in tempo, prima che Sauron l'avesse vinta, e Nimloth fu buttato giù con la sua legna, Sauron ci fece il primo falò in onore di Morgoth, dentro un tempio d'argento costruito in suo onore! Sfregio vero! E poi festoni, sacrifici, quasi sempre di fedeli degli Elfi, e ogni 5 minuti un brindisi cordiale! E più andava avanti così, più la vita degli uomini si accorciava e cominciavano a venire intaccati dalla malattia, perché prima ne erano immuni, vaccinati dai Valar, valaccinati! I vaccini, ma sul serio! No vax, no val! E come ogni società che sta male, I see what you did here, Tolkien, cominciano a litigare tra loro, a essere invidiosi di chi ha più di loro.
loro, a votare i fascisti dichiarati, a odiare, diventando tiranni nella terra di mezzo, riducendo i popoli schiavitù. Erano finiti i tempi dei re gentili. Questo anche i film del signore D'Anelli, col cazzo che tu dice. I Dunedain, che bravi, che bravi. E Sauron gioì. Patrone, sarei contento. Il tempo passava inesorabilissimo. E Ar-Pharazôn era sempre più impaurito e preoccupato, perché stava per stirare. È il momento! Vatta a chiappare la terra dell'immortalità! Ma hanno detto che sono loro immortali, no la terra! Sono tutte bugie! Ma non l'hai capito! Gli dèi, caso mai esistessero, hanno paura della tua forza virilissima! Stai in grande forma! Che fai li pisi? Manco Manue può paragonarsi a te! Cheat! E vabbè Sauron, anche meno! Così capisce che lo stai aizza! Sì! Hai ragionissima! Ok, ha sbroccato pure Ar-Pharazôn. È la paura della morte che lo guida. Amandil, il padre di Elendil, che me sa si pronuncia Elendil, però che cazzo, raga, io so che si chiama Elendil, lo chiamo Elendil. E a sto punto pure Amandil, mandato a fanculo, è sempre più preoccupato. E volendo seguire l'esempio del suo avissimo Erendil, va a ovest prima lui, per ragionare coi Valar. E chiede scus! Ancora! Non è che potete fare sempre così, eh? Aspettate un mio segno! E datevi pure voi! Ok, Elendil prepara tutte cose, tutte barche, tutta gente. E aspetta. Indugia. Temporeggia. Ma il segno non arriva! Vabbè, namo uguale. Niente si seppe più di Amandil. Perché ha funzionato una volta, chiede scus. Mi freghi una volta, disonore a te. Mi freghi due volte. E non è che i Valar non dessero segnali d'estate bonitudine. Ove prima arrivavano fragranze e cose belle da ovest, adesso arrivavano nubi temporalesche a forma di uccelli. E chi può essere? Ma cosa i Valar? È un evento meteorologico! Nubi che fulminavano gente! Un evento meteorologico con una buona mira! Niente poteva più fermare Ar-Pharazôn, che a bordo della sua nave al Carondas, castello del mare, guidava la sua numerosissimissimissimissimissimissimissimissima flotta di numeroneani. E Sauron nel Tempio d'Argento festeggiava e squartava. Il prossimo! Ar-Pharazôn con i suoi si avvicinava alle terre sacre. Ma quando arriva? Mo tempestone, addio! Giunge a Tol Eressëa. Come Tol Eressëa? E i Teleri li guardano tristi. Ma non è che devo rifar botte. I Numenoreani giungono sulle coste di Aman. Silenzio, tutto fermo, immutabile, terribile. Mio, tutto mio! Qualcuno c'ha qualcosa da dire? Eru, sai che devi fare. E la terra non fu più immutabile manco per niente. Il mare si spalancò, inghiottendo la flotta. Ar-Pharazôn e gli uomini scesi vennero tumulati dal crollo di colline. Crolline! E si dice che lì giacciono ancora, imprigionati nelle grotte degli Obliati, in attesa dell'ultima battaglia e del giorno del giudizio. No, non c'entrano niente quelli che libera Aragorn. Quelli sono gente che arriva dopo, che avevano giurato di dare una mano ai Isildur e poi sono scappati. E i Isildur la maledetti. Poi li vedremo meglio quando ci c'eranno fuori nel film loro. Qui i Valar ghivappano con gli umani, sradicano via le terre di Aman e l'isola di Tol Eressëa, portandole al di là della portata degli uomini. Ma no! E Andor, la terra del dono, Numenor, ripresa. E non si fa così. Cosa regalata incatenata, scivola nella tenebra. Aleop! Tutta la fatica che aveva fatto Erendil. Molli però Morgoth. Pure Tar Miriel non è contenta, perché ci muore insieme a tutte le cose belle, i gioielli, le risate, la gioia di Numenor. Nessuno le conoscerà mai. Atlantide, step back, che c'è sta Numenor. E infatti in lingua Eldarin si chiama Atlante Numenor. Ma Elendil e i suoi, forse solo a questo è servito Amandil, per farli già preparare. Vabbè, Elendil, Noè, Noelendil, si porta via la gente, salvandola dal tragedione, con le loro 9 navi. 9 come l'anelli dell'umani, ma guarda un po'. 4 di Elendil, 3 di Isildur e 2 di Anarion. Vennero sbalzate via, mentre Eru mischiava il mondo
i mari e le terre. Intanto Tom Bombadil se la cillava con la moglie. C'è un po' di turbolenza, cava. E Sauron era nel suo bel tempio di lusso, aspettando il casino di Eru, tutto felicino. No, se mette paura. Shit, ma come? Io pensavo sbragasse l'esercito e basta, lasciandomi campo libero. Sono il re degli uomini! LOL. Però lui non era un essere mortale. E benché non potrà mai più riprendere un aspetto così bello, torna a Mordor sotto forma di venticello, creandosi una nuova skin. La gente però credeva che la cima del monte Meneltarma, dove stava il santuario di Eru, fosse così sacra che spuntasse dalle acque, come Tol Morwen. E i Dunedain continuarono a volgere lo sguardo a occidente, pieni di malinconia, e continuarono a navigare verso di essa. Non imparate mai, mai, non trovando mai più i Valar, trovando invece solo altre terre. Mortali circumnavigando la terra, perché sì ragazzi, prima la terra era piatta. Valar piattisti! Si crea l'effetto Pac-Man! Solo gli Eldar ormai avevano l'Eternal Pose per Avallone! La strada diritta! Un invisibile ponte arcuato fatto per il vento e il volo. E si diceva che qualche marinaio sperduto, forse per favore dei Valar, la imboccasse questa via, ponendo gli occhi sulla terra immortale prima di morire. Troppa luce! Fine della Callabeth! Che gli anelli del potere non te spiegherà mai! Molto più corta del Silmarillion, devo dire. Siamo arrivati alla ciccia dei film che tanto amiamo! Pochissima ciccia rispetto al Signore degli Anelli il libro. Iniziamo. Parliamo un pochino meglio di Sauron. Inside Sauron. Recapino. Già t'ho detto che c'ha pure un altro nome. Gortaur. Tutti i nomi che lava la faccia e che trasmettono carinerie. Ed era un maia che Melkor cappotta subitissimo. All'inizio di Arda, lui diventa il suo più fedele servitore. Muta forma, anche in aspetti bel, come abbiamo visto con i numeri reali e gli elfi. E alla fine della prima era, quando Morgoth fu arrestato, lui fece finta di sottomettersi a Manwë. E Eowyn gli dice che sarà giudicato nel processo di Valimberg. T'aspettamo là. Fugone nella terra di mezzo. Te credo, a Morgoth l'hanno gambizzato. Ritornando nella seconda era, mentre i Numenoreani cominciano a rosicà, nella terra di mezzo, come detto, il Beleriand era andato tutto giù, tranne un pezzo dell'Ossirian, che ora si chiama Lindon, con Gil-galad e Elrond. E visto che parliamo di Elrond, vi ricordate che vi ho detto che Belen e Lúthien e Tuor e Idril sono le prime due unioni umani-elf, e Arwen farà la terza con Aragorn. E invece no, farà la quarta. La terza è quella tra Imrazor e Mithrellas, ancella di Nimrodel, quella di cui ti ho parlato nei videini della compagnia del Morello. Cicciano fuori unioni umani erfi da tutte le parti, dalle fratte. Ho sbagliato, cazzo. Non lo dite a Paolo Nardi e Frank di Valinor. Correggo qui. Tu comunque non ci sei. Ma si dice sia solo una leggenda. Quelle importanti sono tre, quindi non è che ho proprio sbagliato. Vaffanculo. È più un 3+1. Però Antonio c'è pure questo. E nel golfo di Lun, creatosi dopo lo sconquasso, gli elfi costruirono i porti grigi, dove alcuni piavano la diritta via non smarrita, mentre altri elfi andavano al contrario, verso l'interno, soprattutto Teleri del Doriath e Ossiriand, mischiandosi con gli elfi rogi silvani, insediandosi nelle region, chiamato dagli umani Agrifogliere, vicino ai nani di Khazad-dûm, che era chiamato dagli elfi Ad-Hodrond, come Nargothrond, come Elrond, che vuol dire rond, tetto arcuato, volta. Infatti Elrond, ci potete arrivare ormai, dopo tutto quello che ci siamo detti nei sei video prima, viene da Elen e Rond. Elen, stella, Rond, volta. Elrond vuol dire volta stellata. Khazad-dûm, che poi diventa Moria. Ma prima dello sfascio, perché se sfascia sempre tutto, niente immutabile, dalla loro cittadella elfica Hoskin e Dil c'era una strada maestra che arrivava alla porta occidentale di Khazad-dûm. Ed elfi e nani fanno amicizia. Sì, sì, all'inizio sempre amicizia. E sempre nelle region, gli artigiani di Gwaith-i Myrddain erano diventati eccellentissimi gioielli orafi, secondi solo a Fëanor. Erano un'azienda di gioiellieri, con a capo Celebrimbor,
che le brim brum brum brum, figlio di quello schifo d'elfo de Curufin, separato dal padre quando esso fu cacciato dal Nargothrond. Hai fatto bene. Desti tempi, la maggior parte delle regioni della Terra di Mezzo erano selvagge. Far Est, Middle-Est e gli Avari, te li ricordi? L'emo detto all'inizio. I Moriquendi, i Radikelf Chic, che pensavano si facessero notare di più non accettando l'invito dei Valar, e mai manco l'hanno visti, ma manco Beleriand, scorrazzavano liberi, mentre gli uomini aumentavano di numero. Di Numenor! Sempre votati al male. Con Sauron che cospirava e li retiva. Sempre facile con gli umani, no come gli elfi. Maledetti elfi. Per riuscirci, Sauron assunse il nome di Annatar, il signore dei doni. Oh, oh, oh. Facendosi ben volere dagli elfi delle Region, ma non da quelli dell'Indon, come Gil-galad e Elrond. Questo ovviamente è tutto prima di Ar-Pharazôn che arriva a fa danni. E Sauron diceva a quelli delle Region: ma che peccato! Perché all'Indon non vedono che insieme potremmo rendere la Terra di Mezzo bella come quella dei Valar? Se non l'avete lasciata, allora pure voi amate questa terra come la amo io. Sì, ragazzi, la Terra di Mezzo è il paese che amo. Qui Morgoth ha le sue radici, i miei orizzonti, la mia era. Gil-galad fa: nah. Elrond fa: nah. Celebrimbor fa: ah, ah. Celebrimbor, non me fa come tuo padre. Nelle Region volevano la botte piena e la Sindar ubriaca, un po' come i nani che già ho detto. Volevano diventare sempre più bravi nelle arti del Luxury, senza lasciare la Terra di Mezzo. Sai che sarebbe bello fa? Qualche monile. Collane. Nah, roba da nani. Bracciali. Pacchiani al massimo. Un bracciale per incatenarli. Anelli. L'avete detto voi, non certo io. Qui l'arte degli elfi divenne magia. Vi ricordate il discorso iniziale? Creazione contro magia, potere. Brutta la magia, brutta. E si crearono appunto gli anelli del potere. Con quelli Sauron voleva fregarli e nell'oscuriscam incatenarli. E mentre facevano tutti insieme gli anelli, Sauron da solo ne costruì un altro, unico. L'anello Ilari Blasi a Feanomeno. L'anello forte della catena che li incatena. Lo crea buttandoci dentro grandissimissimissimissimissimissima parte del suo potere, destinato a durare fin quando sarebbe durato lui. Perché l'uno non può vivere se l'altro non sopravvive. Con quello poteva sapere sempre cosa facevano i possessori degli altri anelli e controllare chi li indossava. Ma gli elfi non erano così scemi come ti fanno vedere nella serie. E appena Sauron si mette l'anello in prescindibile, togli, togli! Ci stanno tracciando! Tutto il piano di Sauron va a farsi benedero! Allora è guerra! Lol, ha rosicato Sauron. Ridatemi l'anello! Senza di me stavate ancora a cercare di mischiare materiali insieme! Non usare le cazzate della serie contro di noi, ma te pare che non lo sappiamo fa? Io sono Lord Voldemort, il signore degli anelli! Ma gli elfi li imboscano nei boschi e furono salvi, perché i loro tre anelli non erano mai stati toccati da Sauron, ma forgiati dal solo Celebrimbor. Ed erano Narya, l'anello del fuoco e terra, col rubino, Nenya, l'anello dell'acqua con l'adamante, e Vilya, l'anello dell'aria con lo zaffiro. Carini, Celebrimbor. Ma i Silmarilli di tuo nonno erano meglio. Questi anelli avevano il potere di fermare il tempo nella Terra di Mezzo. Gli anelli Zawarudo. Procrastinare la stanchezza del mondo. Ah, adesso ho capito bene a cosa servono gli anelli degli elfi e i loro poteri. Oh, a rendere questo mondo come quello ultraterreno, come quello dei Valar. Questa è la loro funzione principale. E un po' tutti gli anelli fermano il decadimento, l'invecchiamento. Guarda Bilbo, tutto fermo, imbalsamato deve essere. Ma soprattutto quelli degli elfi servono per far sta buona la roba, moltiplicando il potere di chi li indossava. I loro anelli, infatti, manco te fanno diventare invisibile. Ma che ce frega, maniaci! Noi siamo belli, se famo vedere. Sti anelli so il corrispettivo de: vorrei che questo momento non finisse mai. All'ennesima puttanza, Valar! Guerra tra Sauron e gli elfi.
le Region e che le Brimbor, ciao! Moria sbarrata! Elrond fonde alla roccaforte rifugio di Mladris, gran burrone per tutti i poverelli, gli avvelenati, gli sfollati, i drogati, gli intrippati, gran burrosert! Sauron riesce ad acchiappasse tutti gli altri anelli e li dà a chi desidera il potere. Sette i nani. I nani! Come sette furono i capostipiti battiscopa e nove agli umani. Perché così tanti? Perché sono i più facili da corrompere. E non me state attenti. I nani, come sappiamo, no. Perché Aule li ha creati? Tosti, 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 tosti. Fai come ti dico. Ma chi te se incula? Voglio fare i sordi! I nani manco possono essere trasformati in ombre e non gli si allunga manco la durata vitale! Diventano solo avidissimi! E infatti diventarono tutti ricchissimi! E poi morirono coi loro tesori magnati dai draghi e i loro anelli distrutti! Tranne! Tre! Tranne tre! Tranne tre! Tranne tre! Tranne tre! Gli umani invece acquisirono una vita pressoché infinita, proprio quella che volevano i Numenoreani. Ma a lungo andare questa vita diventava per loro insostenibile. Gli umani non possono reggere l'immortalità. Ogni creatura, ogni spirito ha una durata vitale ben definita. E se allunghi quell'esistenza, diventa come burro spalmato su troppo pane. Se volevano, potevano aggirarsi invisibili agli occhi e vedere le cose che altri non vedevano. Sì, il sotto sopra in mezzo, dalla terra de mezzo, vedevano quasi sempre i ganni di Sauron. E piano piano, adagio adagio, diventarono tutti Nazgûl, invisibili e basta, tranne per chi indossa l'unico. Iniziano gli anni neri. Sauron si proclama signore della terra, raggruppa gli orchi e tutte le cose brutte dei tempi che furono e ne ingrossa le fila. Evviva! L'unico che regge, abbiamo detto, è Gil-galad, ed è proprio in questo periodo che Sauron si arrende ad Ar-Pharazôn. La plaga appottati torna come spiritello, ma in sua assenza Gil-galad ha riconquistato tutti i territori e Elendil l'Alto, coi figli Isildur e Anarion, sbarcano. Elendil e Gil-galad diventano super best friends e fonda la capitale del suo regno, a Numinas, e costruiscono tutte cose, tutte torri, che reggono still today. Elendil rimase qua, vicino a Gil-galad, nell'Eriador. Isildur e Anarion andarono a sud, scendendo per il grande fiume Anduin, fino alla baia di Belfalas, diventando terroni! Sotto il brandivino, tutti i terroni! Qui fondano Gondor! Mentre il regno settentrionale era chiamato Arnor. La capitale di Gondor è Osgiliath, che il fiume Anduin divide in due, come Ertevere. Osgiliath, Osgiliath, Osgiliath! E vicino alle rive costruirono pure due torri. A est, Minas Ithil, la torre della luna sorgente, a minacciare Mordor, dove abitava Isildur. Qui c'è pianta germoglietto di Nimloth il Bello, che s'era inguattato. L'albero genealogico dell'albero continua! E a ovest, Minas Anor, la torre del sole calante, a difesa contro gli uomini selvaggi. Qui ci abitava Anarion. E i nomi delle torri richiamano i nomi dei due alberi di Valinor, se ci hai fatto caso. Infatti in quello della luna c'è il mini Telferion. E regnavano in due, come gli Spartani, come i Teleri, all'epoca di Elwë e Olwë, condividendo il trono. E dagli ego altre infrastrutture, le grandi opere, una fra tutte Orthanc, il pinnacolo fatto di pietra indistruttibile nel cerchio di Angrenos, che gli uomini chiamavano. Sti Numenoreani esuli se portarono appresso pure le sette pietre del Glaurung, i Palantir, coloro che guardano lontano, fatti forse da Feanor. Cioè, capito chi era questo? Per Oppi facciamo le pietre veggenti, tanto per robetta, mentre faccio i Silmarilli! E spartite tra Elendil, che se ne piatre, e i figli due a capoccia. Elendil le sue le mette sulle torri degli Emind Bereid,
e Amon Sul. Colle Vento, le pietre dei suoi figli, 4, si trovavano a Minas Ithil, Minas Anor, Orthanc, infatti noi avremo pure, e Osgiliath. Ora, ste pietre, che proprietà hanno? Principalmente, walkie-talkie, tra una pietra e l'altra. Rivelavano le cose vicine a un'altra pietra, ma se eri proprio forte, potevi imparare a dirigere il tuo sguardo ovunque volessi. Così i Numenoreani spiavano il nemico, The Palantir Game. A est di Gondor, intanto, Sauron faceva le cose sue, dentro Barad-dûr e accanto a Lorodruin, il Monte Fato, che gli alimentava le fucine. So tutti fabbri, sai. Morgoth aveva 3 caminettoni del Tangoro Dream. Sauron 1, umile, si ricchiappa, non potendo più essere bello, ora è brutto come il dono degli uomini. Nessuno ormai poteva reggere l'occhio di Sauron. Il Monte Fato si riaccende e i Numenoreani lo vedono. Ma questo non vuol dire che i eredi di Numenor non siano pure dalla parte di Sauron. Quei Numenoreani neri che hanno rinnegato i Valar, ne spiccano 2. Erumor e Fëanor, che diventano potenti tra gli Haradrim, il popolo a sud di Mordor. E Sauron attacca Minas Ithil. Capirai, c'è pure un altro albero bianco. Sauron non gli può vedere. Datemelo che ci faccio altra carbonella. Ma Isildur prese un altro germoglio. Maronna Yavanna, Isildur il botanico. E da sto albero, nato dal germoglio che aveva preso da Nimlot il bello di Numenor, che era stato generato da Celeborn, che era un germoglio di Galatilion, l'albero del Tuna, il bolsaide del Ferion, andò per Landuin alla ricerca del padre, mentre Anarion respingeva Sauron a Osgiliath. Elendil e Gil-galad si rendono conto che Sauron mena e formano l'ultima alleanza. Mai ci fu un'armata più grande nella Terra di Mezzo, tranne quella dei Valar alla Guerra dell'Ira. E succede quello che abbiamo visto un pochetto a inizio della Compagnia del Morello. Scendono alla piana del Dagorlad per dare battaglia alle forze di Sauron. Elfi e uomini. E nani. Pure i nani. Nessuno si caga mai i nani. Forse c'aveva ragione Mim. La stirpe di Durin, di Moria. E Gil-galad con la sua lancia Aeglos smazzava. E Elendil con la sua spada Narsil sfragnava. Tutto questo per 7 anni di assedio. Ma 3 secondi di intro del film. Purtroppo però, nella valle di Gorgoroth cade Anarion. Dove sta nel film? Chissà. Non c'è sia nel film che nella serie, ma pure a Shannarion. Poi esce Sauron versus Gil-galad e Elendil. E si ammazzano a vicenda tutti. Un casino. Narsil si spezza sotto il popò di Elendil. E Isildur, come si vede bene, bravo Jackson, con la lama spezzata, taglia il titino con l'anellino a Sauron, che come avevamo detto, ci aveva riversato de brutto il potere suo. Con l'anello, infatti, era più forte del normale. Se no, che cazzo li fai a fare, l'amplificatori magici? Ma c'aveva sto problema, che se glielo freghi e lo sfidi, lo batti. Senza era meno forte del normale, era debolino, ma pure qua non muore. Come con Numenor, diventa una scoreggina. Ritorneremo prima o dopo. E scappa. Fine della seconda era! Isildur pianta l'alberello nella cittadella di Minas Anor, in ricordo del fratello. Gliela famo a tenerlo su un alberello? E Barad-dûr fu abbattuta. Ma come? La vedemo! Aspetta! Per quanto riguarda i servi di Sauron dispersi, rimasero i nostalgici quando c'era Sauron. E l'anello imprescindibile, sempre come vediamo, col pov di Elrond. E Círdan, pure Círdan ha partecipato. Te pare che non partecipa Círdan da mo' che sta in giro? Consigliano ai Sildur di distruggerlo! Sbrigate! Così Sauron è fatto! E finalmente forse potremo cominciare a vivere bene su sta terra martoriata. Un altro problema dell'anello è che se lo distruggi, Sauron muore. Ma non è un problema! Ma nessuno poteva contrastare la forza dell'anello e il suo potere di corruzione, di tangente col potere. Nemmeno Sauron. Quindi chi lo vorrà mai distruggere? Vero Isildur? Sì. Bravo, allora tiralo! Non stavo parlando con voi. A voi dico. No! Voglio tenerlo come Guidrigil. Che?
Mai sentita sta parola? Una somma in denaro che stabiliva il valore teorico di un uomo o di una donna. Ah, risarcimento! È di risarcimento! No, è più epico! Il mio Guidrigildo. Per la morte di mio padre e mio fratello. Guarda quanto è bello! Alla fine della seconda era, l'anello non è distrutto. Il signore oscuro ancora si aggira tra noi. Ma non Gil-galad, l'ultimo re degli alti elfi Noldor. Isildur lasciò Gondor al fio di Anarion, Meneldil, e andò de su a reclamare il regno de suo padre, nell'Eriador. Ma tu guarda a volte le disgrazie! Venne accerchiato dagli orchi. Tutti i figli di Isildur morti. Tranne uno, l'ultimo, il neonato Valandil. Come sappiamo dal film, Isildur si mette l'anello per sfuggire al trappolone, ma gli orchi avvertono la sua presenza. Come? Con l'olfatto. Attenzione, è importante. Non è che sparisci proprio dalla dimensione. L'odore tuo rimane se te metti l'anello. E scarsa igiene personale. Te scioccano uguale. O forse cercano le tracce che ha lasciato prima. Non lo so. E proprio qui l'anello, manco fosse la spada Anglakel, lo tradì. Scivolò dal ditino. Vendetta vera per Sauron. Così morì Isildur nel fiume Anduin. Solo in tre sfuggirono al burdel, tra cui il suo scudiero Hothar, che salvò i frammenti di Narsil. Aragorn ringrazia sto poro lavoratore, ma ormai i servitori del neo-re neonato Valandil erano pochini. I Numenor non erano più così tanti dei Numenor. E tra la guerra a Mordor e l'attacco degli orchi, il regno del nord di Elendil, a chi lo famo popolà? E dopo sette generazioni da Valandil, ecco che i Dunedain dell'Eriador si dividono sempre più in città-stato piccine, che vengono magnate dai nemici. Il reame di Angmar, con lo stregone di Angmar. Così nascono i Raminghi. Così Aragorn, erede di Isildur, resta senza regno. Così rimane solo Gondor. Ma che fico, fico, adesso so. Tutti si dimenticarono di loro, tranne quelli di Imladris, Gran Burrone, Elrond e i suoi. Perché la casa di Elrond è quella del sapere, non dell'azione. Lui conservava tutto ciò che è giusto e bello, la memoria, per non dimescordare tutto ciò che è esistito fino a qua. Pure lui ha letto il Silmarillion. Mentre Gondor aumentava sempre più la sua potenza e lustro. Pempo. Poi pure loro cominciarono a... con la corona data dei re degli uomini ad attendere. Un re, appunto. Ma come? Il fio d'Anarion? Meneldil? Quello resse. C'è ancora il ramo suo. E i Dunedain di Gondor. Ma questi si mischiarono troppo agli umani normaletti scrausetti. E sta botta non è come i Saiyan che diventi più forte, ma più debole. E all'epoca del 26esimo erede di Meneldil, Telemnar, il ramo reale venne stroncato da una peste. Si vede che siete proprio scrausi ormai. Da una malattia, gli Edain. E piano piano allentavano sempre di più la sorveglianza a Mordor. Sempre così, sempre piano piano, sempre con calmissima. E il male cominciò a rientrare. Se può bucca! Primi fra tutti, gli Ulairi, gli spettri dell'anello, i Nove, i Nazgûl, che precedevano il loro patrone, e riattaccarono, impadronendosi di Minas Ithil, facendola diventare una cosa brutta. Ma no, è solo diverso lo stile. Brutalismo, brutalismo! Divenne Minas Morgul. Già contro Minas Anor e Osgiliath in mezzo. Famo che se ne annamo. Anche Minas Anor cambiò nome. Se te te chiami Torre da Stregoneria, io mi chiamerò Minas Tirith. È già la torre di guardia a proteggere le terre a ovest dell'Anduin. Tutto questo durò fino a Earnur, l'ultimo re di Gondor. E già questo fa capire che c'è un problema. Perché sto genio da solo va a Minas Morgul. Re stregone, ti sfido! Ghiacci!
assalito dai Nazgûl. Ma tu guarda, dopo tanto tempo, la Feanorata piano e partono da soli, sti geni. Vabbè, Feanor lo era. Qui inizia la casa dei bidelli, dei guardiani, dei warden, dei sovrintendenti, della casa di Mardil, il fedele. Mentre i Rorrim, i cavalieri del nord, si stanziarono a Rohan. Ambulanza. Pearnur. No, non l'ha trovato un tempo. Rohan, che prima era detta Calenardon. Era roba nostra. Tingle vibes. Vabbè, vediamo una mano, dai. Errond andavano a trovarlo soventi di Isildur i discendenti. Beh, carima, in fondo non si scordiamo che il fratello ha fatto parte di tutti loro. Errond è il zio dei Isildur. E sapeva che da quel lignaggio sarebbe arrivato qualcuno che era destinato alle ultime imprese di quell'era. Chissà chi. E a cui sarebbe stata ridata la riforgiata Narsil. Gli alti elfi rimasti, dopo che l'Eregion ha fatto ciao, ma non per i motivi narrati negli Anelli del Potere, si dividevano tra il Lindon e i porti grigi di Círdan. E per quanto riguarda gli anelli degli elfi, pochi ne parlavano e pochissimi sapevano dove stavano. Però gli elfi si resero conto che dove stavano Errond e Círdan tutto rimaneva bello immutabile. Quindi fecero 2 più 2, anzi 2 più 1 uguale 3. Capirono che l'anello di zaffiro ce l'aveva Errond vicino al fiume Bruinen. E l'anello di adamante? Galadriel, ovviamente, la più bella e possente degli elfi rimasti nella Terra di Mezzo. Eserie, che dimorava nella terra di Lothlórien, tra il Celebrant e l'Anduin. E l'anello rosso? Círdan, non più. E solo, appunto, Errond, Galadriel e Círdan, l'ex possessore, sanno a chi è stato affidato. Sapendo però pure che quando sarebbe tornato Sauron, oppure se malauguratissimamente il singolo anello venisse distrutto, pure i loro si sarebbero smorzati e le cose belle e immutabili avrebbero cominciato a mutare, a morire. Ecco perché qua Galadriel dice: perderò i poteri per l'unico anello che verrà distrutto, facendo finire l'era degli elfi e facendo iniziare l'era degli uomini. La trama di Dark Souls, che non c'ha solo questo de simile. La prima fiamma imperitura che crea tutto. Gwyn, elfo, che vuole tutto immutabile. Inizia l'era degli uomini. Ma qual è il problema? Ma che volete? Dopo un po' di tempo, circa un terzo della terza era, l'oscuro signore torna a sorgere a Mordor. A Bosco Verde, un luogo pieno di uccelletti e bestioline Disney, dove si trova il paese di Re Tranduil. Ombra, oscurità, cose brutte. Cambiamo il nome in Bosco Tetro o Bosco Atro. Tranduil cercava dei regi. E chi sarà questa oscurità? Sauron? Ma no, paranoico! C'è un'ombra fitta con le bestie feroci che cicciano. Pensi subito a Sauron. Esistono anche altri stregoni. Chiamiamolo lo stregone di Dol Guldur. E regà, è qua che appaiono gli Stari. Anelli del potere! Un'era prima! Basta con la serie, basta. Ma ce ne fosse una giusta. Comunque, Gandalf, fate cagare. Siete arrivati l'altro ieri, praticamente. A letteralmente 10 pagine dalla fine. Intorno all'anno 1000 della terza era. Gli uomini li chiamavano maghi. E nessuno sapeva da dove venissero. Tranne... Círdan, che lo disse a Errond e Galadriel. Sono sempre tutto solo sti tre. E condividete qualcosa? Venivano al di là del mare. E apparivano come uomini anziani ma vigorosi, messaggeri dei signori dell'Occidente, che manco se sprecano più a mandare eserciti. 5 vecchiacci, ve siete sforzati. Erano qui per esortare i popoli ad azioni buone e valorose. Andiamo bene. E gli era vietato opporre il loro potere a Sauron e cercare di dominare elfi e uomini con la paura. Andiamo benissimo. I più noti erano due, che la gente chiamava Mitrandir e Curunir, grigio pellegrino e uomo abile, Gandalf e Saruman, che arrivò per primo. Curunir, non lo chiamo Saruman, so snob acculturato. Parlava con gli uomini, stabilendosi a Orthanc, come ben sappiamo. C'era pure Radagast, che parlava con le bestiole. I due maghi blu, ma non si sa praticamente un cazzo su di loro. E il Mitrandir Gandalf, Olorin, bazzicava con gli elfi e con Errond. Ed è proprio Gandalfone che si accorge che... Aspetta, ma non è che non so paranoie e sto stregone è veramente Sauron? Consiglio dei sapienti,
Bianco Consiglio, Elrond, Galadriel, Círdan, altri signori Eldar, Mithrandir e Curunir. Chi famo capo di sta riunione dei cervelli? Saruman. Vorrei vedere, io sono bianco senza macchia. Io voglio Gandalf. E per questo Saruman provò risentimento verso tutti loro. Shit. Ma che cazzo, in sti racconti epici non se può di niente. Ma poi l'ha detto solo Galadriel. Ci potrà vedere le preferenze. E da quel momento l'odio lo percosse. It became personal with me. Vabbè, ma Gandalf rifiutò perché voleva solo essere il preside di Hogwarts. Eh? Voleva avere obblighi solo con coloro che l'avevano mannato. Gandalf allora va a vedere come va Dol Guldur. Male, sempre peggio. Allora chi è? Uno dei Nazgûl? Magari è proprio lui. È tornato. Sta a radunare tutti gli anelli e cerca gli eredi di Isildur. Dobbiamo muoverci! Ma no! Aspettiamo, vigiliamo. L'unico è andato perduto. Ma quando lo ritrovano? Sarà accanto a un Silmaril a quest'ora. Avemo più possibilità di trovare quelli, che so tre. Ma perché infatti nessuno li cerca i Silmaril? E Elrond si rabbugliò. Secondo me st'anello se trova. Tende a ciccia fuori, come lo zio sempre embriaco che ne ha invitato al matrimonio. E quando lo troveranno, ci sarà Aguera che porrà fine a Stera. Ok, hai letto pure Il Signore degli Anelli, ok. E ti dico che per me finisce male. A meno che ci sia qualcosa che non riesco a vedere, perché sono bassi. Eh? E Gandalf risponde che quando i sapienti si dimostrano irrisoluti, l'aiuto può venire dalle mani dei deboli. E mi sono appena reso conto che questo è l'unico messaggio di Gandalf sempre. Che tu nel tuo piccolo fai la differenza. Non dite che posso fare solo io, che protesto, tanto i politici so così. Dissero 8 miliardi di persone. Praticamente dice che se i sapienti fanno cagare, allora anche il più picciritto può cambiare il mondo. E se io posso cambiare, tutta Arda può cambiare! Tranne noi, avemo capito che Saruman è stato corrotto. Pure lui, studiando troppo gli anelli, guardando nell'abisso. A una certa l'abisso gli ha detto, via qua. Saruman ha finito per invidiare Sauron e sapeva che l'anello voleva ricongiungersi al padrone. Per questo voleva che Sauron rimanesse lì, per intercettare l'unico Ilari Blasi e dominare il mondo. Aiutato, inconsapevolmente porello, da Radagast, che era il suo lato intelligence, spionaggio, con gli ugelletti, pensando che fosse contro il nemico. E a Dol Guldur si radunava sempre più gente poco raccomandabile che attaccava gli elfi e la gente di Numenor. Riconvocato il consiglio, andiamo stavolta? O te serve che gli orchetti bussano a Orthanc? Va bene, così controllo meglio il fiume. E Sauron aveva capito che fa finta di scappare funziona. Quindi, fugone! Ah, che paura! Mi avete sconfitto! Ciao, eh! Torna a Mordor e rierige Barad-dûr! Ah, ecco perché c'è sta nei film. Ultima riunione del Bianco Consiglio. Perché ultima? Do le dimissioni. Saruman il quittone. Non mi sento valorizzato. Ma abbiamo aspettato perché lo dicevi te. Mi stai gaslightando pure qua. Me chiudo a Isengard. Anello, arrivo! Ma né Saruman, né Sauron, né tantomeno Gandalf immaginavano che da mo che l'impareggiabile anello era stato ripescato dal fiume Anduin in un modo assai bizzarro. E da mo che era tenuto nascosto questo tesoro. E te credo, sia Sauron che Saruman controllano vicino a Campo Giaggiolo, dove è morto Isildur. Ma sono passati tipo 3000 anni da inizio della terza era. Mo controlla Saruman, bravissimo. L'anello poi passò un viaggiatore, lo Hobbit. Ne parleremo nei film loro. E giunge nella terra dei Peri-Annat, la gente piccola, i mezz'uomini che dimoravano nell'Eriador occidentale. Questo popolo che nessuno se inculava. Elfi, uomini, Sauron, Saruman, nessuno. Tranne Gandalf. Lui teneva pure a loro. E infatti fu proprio lui a scoprire del ritrovamento dell'incomparabile anello. Più 17 anni per capire che anello fosse. Con l'aiuto dei Dunedain Raminghi, che tenevano d'occhio la zona. Ma Sauron lo venne a sapere. Tre libri del Signore degli Anelli. Finisce la terza era. Aragorn, figlio di Arathorn, 39esimo discendente di Isildur. 39esimo, 3, 9, 3.
sono gli anelli degli elfi, 9 quelli degli umani, lui è un po' tutte e due, ma magari me lo flescio io, eh. Il più simile a Elendil di ogni altro prima di lui divenne re, e Frodo il mezz'uomo, chiamato così in modo non molto lusinghiero. Raga, adesso sono l'eroe! Mezz'uomo, ma chiamatemi il tutto Hobbit. Gettò l'anello nel vulcano! Nel vulcano! Bellissimo leggere sta storia del Silmarillion, perché messa insieme a tutte le altre fai... Meh, sembra una cosa come le altre. Tre righe. Turin ha fatto più casino. Il Silmarillion, però, finisce con un plot twist. Svelandoti chi ha in custodia l'anello del fuoco. Gandalf. Círdan gliel'aveva dato per riaccendere i cuori al valore di un tempo. Offrite i vostri cuori in un mondo che va raggelandosi. Infatti Melkor mandava le bufere, simbolismi, il fuoco e la passione, il gelo, la depressione. Io t'aspetto qua con l'ultima nave che lascerà la terra di mezzo. E così fu. L'unico, i 7, i 9 andarono distrutti. E i 3 anelli degli elfi scomparsi. Ormai il popolo delle stelle, gli elfi, vedevano il mondo vecchio e grigio. E piano piano se ne andarono tutti, con ultimi, appunto, i possessori dei 3 anelli: Elrond, Galadriel e Gandalf, insieme a Círdan e la sua candida nave, prendendo la strada diritta al di sopra delle brume terrene. Così finiscono i racconti degli Eldar della Terra di Mezzo. È stato un viaggio lunghissimo ed è finito! Un po' mi sto commuovendo veramente. Non so perché, aspetta che mi calmo. Ma perché? Leggendo sto popò di roba, vi dico che... Occhio! Pesante! Ma lo devo dire, mi piace di più il Silmarillion del Signore degli Anelli. Mi sa di sì, raga. Mo' mi rileggo bene pure quello, Piano piano facendo i video. Ma la storia dei Feanor, la storia dei One, la storia degli Elfi, mi è piaciuta di più. E poi per chi dice che è difficile. Più che altro è difficile per i nomi. Finché non ti accorgi che 7 volte su 9 parlano dello stesso posto con altro nome. E dimmo subito! Ma bello! E capito? Nel Signore degli Anelli avevamo a che fa' con Robetta, Maia a malapena, pochi anni dalla terza era. Ta storia rappresenta millenni. Roba seria. E alla fine porta un po' di lustro agli uomini. Gli uomini sono sgravi qua, Guarda i Dunedain, gli Edain. C'hanno i poteri. Sono i figli minori di Ilúvatar. Sono magici anche loro. Anche noi. È bello che non siano la razza che non vuoi mai prendere nei giochi del ruolo, perché che palle! Li vedi sotto una luce più regale. So fighi come l'elfi e i nani, coi loro valori. So tosti, so magici. Non è magia! Sì, adesso lo so. E so contento di averlo letto, perché mi ha cambiato il punto di vista su tutto sto mondo dei Tolkien. Lo vedi più dall'alto. L'overview effect dell'astronauti. Spero sia piaciuto pure a voi, così come è piaciuto a me, e che vi abbia insegnato qualcosina. Cioè, che le cose, per quanto belle, non durano per sempre. E che non devi giurare, non giurare mai, e non toccare le cose dell'art. Fatte le cose tue. Ci vediamo con gli altri video del Signore del Morello. Ma per adesso, ciao ciao.